E bella a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro velo Oggi siamo qui con il nostro magico Torino Il Torino delle meraviglie fino ad ora eh, Nelle ultime partite che abbiamo fatto è andato, Abbiamo comunque avuto dei riscontri positivi con la nuova formazione Abbiamo vinto contro Juve e Atalanta e pareggiato con Sassuolo e Bologna Oggi ci aspettano tre partite barra quattro di fuoco Che sono quelle con Roma, Inter e Parma e poi vediamo se riusciamo a giocare anche con il Genoa ma non ne sono sicuro detto questo Borre è sempre lì in contrastato però Ronaldo si avvicina sempre molto pericoloso e non solo e la classifica ci vede Ottavia 20 punti ma vediamo questa partita con la Roma che è undicesima cosa ci potrà regalare e ci vediamo in campo ed eccoci qua tutto pronto Torino-Roma vediamo se anche quest'anno la Roma sarà la nostra bestia nera un po' come era col. Col Cosenza, ma mi auguro proprio di no. Tanto qua subito, Doku. Doku servito bene davanti. I Doku che prova ad andarsene Doku fino in fondo. Paolo Lopez però intercetta bene qua. Mette... Appoggia Dominguez che prova a tirare subito. Buona partenza del Torino. Doku può sfruttare la velocità Doku. Doku, Doku. E vola sulla fascia, Doku, Doku, Doku. Può servire mezzo e Bellotti. Che insacca. Un gol perfetto che per un attimo sembrava che intercettasse la palla il difensore. Invece subito 1-0 Torino. Mamma mia, qua Nani. Nani può vedere lo scatto di Borre. Borre che si è inserito benissimo. Il controllo è stupendo. Borre, 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 borre. Davanti a Pau Lopez. Non delude. Il capocannoniere di questa serie A e firma il 2-0. Toro, ottima, ottima questa ripartenza con Nani che si scarta benissimo e Borre che fa, uh, si, cioè, si libera molto bene. 2-0, niente male. Ancora Geko, Paolino, che la ridà a Geko. Geko accorcia le distanze, ottimo scambio con uh, Paulinho. là davanti, ho letto. Quel Paulino lì che non, non, non so chi sia sinceramente e... Accorcia subito la Roma Una bella azione qua da parte loro Azione la Roma che riparte cattivissima ma copre tutto un culo Abbiamo noi, Dominguez, Velotti L'allarga bene per nani. nani Nani, Nani, Nani fino in fondo Nani fino in fondo, Nani, 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 Nani La palla rimane lì, dai Nani Oh, mamma mia, che gol. Fortunato, Paolo Lopez, un'uscita un po' brutta. Manani lì nello stretto ha tenuto una palla perfetta. E qua Paolo Lopez non irresistibile. Gol molto fortunato che ci porta sul 3-1 e finisce qui il primo tempo 3-1 Torino. Una partita molto vivace. Comunque la Roma, nonostante sia sotto i due gol, continua a creare occasioni. Quindi c'è da stare attenti. A Paoligno, Joao Pedro che è finito alla Roma, Pellegrini allarga bene per Spinazzola. Attenzione, Spinazzola, Spinazzola, palo di Spinazzola, un Siligu immobile, quasi praticamente battuto. qua prova a tenere Borre. Ci riesce, invece no, però c'è Maiteri Morchio che lancia questo pallone lungo per Belotti. Belotti, Belotti può andare. Belotti, Belotti, si ferma, prova il tiro a giro, oddio, che gol di Belotti mamma mia la palla la GONLINE TECHNOLOGY dice che è entrata ed è 4 a 1 Torino un, un gol che arriva nel momento più difficile per noi qua possiamo rivedere come la palla è entrata completamente però un gallo scatenato in questa partita 4 a 1 ancora la Roma ma l'Amtei vigile però qua un regalo clamoroso di l'Amtei che si becca pure un cartellino giallo. Qua l'inesperienza comporta questo. Sarà punizione Roma. Vediamo Dzeko che prova a battere. Attenzione addirittura la girata. Che non porta niente. Attenzione qua ancora il toro per Belotti che fa un gol assurdo. Non me l'aspettavo però. Porca miseria si è rotto. Cioè almeno lì dà da... l'infortunio. Però ha fatto un gol... A dir poco assurdo, non stavo commentando perché stavo aspettando la fine della partita. E qua recuperiamo un pallone ottimamente, Belotti, in questo tiro abbastanza strano. Mm, riesce a fare un gol veramente bellissimo e penso sia anche tripletta per questo giocatore. Però non ne sono sicuro. 5-1 a 1 comunque, però si è infortunato Belotti di nuovo. Speriamo non sia nulla di grave, anche perché... Sì, corona una tripletta il Gallo. Un ottimo, un, per, anzi, perfetto questo Torino oggi. e Dopo un anno col Cosenza a prenderle, in tutti i modi, dalla Roma, riusciamo a, a rifarci... Qua, adesso cambio un attimo. Riusciamo a rifarci quest'anno. Sarà che non ha più i diritti, la Roma quindi è un po' più scarsa, diciamo. Qua, intanto è venuto Belotti? Un mese. Quattro settimane, un mese, eh, un mese per il Gallo che non ci sarà nella partita contro l'Inter, eh, potrà esordire quindi il nostro Colombo, della Cruz purtroppo è sceso, ma l'infortunio eh, poteva, non poteva, cioè con l'infortunio non poteva fare altro, diciamo. E qua mettiamo mm, Belotti, anzi, tanto della Cruz, siamo sicuri che non torna ancora. Lasciamo un attimo così la formazione, giochiamo con Colombo là davanti, vediamo come, come si comporta. E adesso ragazzi andiamo alla partita contro l'Inter, che è praticamente è sopra di noi, tutte lì siamo. E questa è una partita molto importante per le sorti del nostro campionato e ci vediamo a San Siro. Qua si scaldano le squadre, intanto Inquadrato vi dà il 5 gol nelle ultime tre partite, minchia e qua c'è San Siro Inter Torino sta per cominciare sulla palla Lautaro che batte ora per Lukaku è cominciata mh, questo big match di campionato in tanto subito Hakimi fa capire chi è umiliando prima Nani però Rodriguez ex Milan la sente molto questa partita come Colombo che deve esordire proprio una partita così importante intanto qua Vidal prova subito ma c'è Sirigu Colombo, Colombo, prova a vedere il movimento di Borre. Lo vede bene, Borre. Borre, partito Borre, partito Borre. Andanovic l'ha presa. Mette, Colombo, mette per Borre. Chiede lo scambio, viene servito. Colombo, che viene atterrato qua da Deverai. Sarà calcio di punizione. Calcio di punizione che verrà battuto da Nani. Nani sul pallone. Vediamo cosa tira fuori Nani con questa punizione. Parte Nani. Troppo debole il tiro, però. Non impensierisce per nulla. Andanovic. Attenzione, partito Lukaku. Lukaku che ruba palla a chiunque. Si addormenta Izzo. Attenzione a Lukaku, Lukaku. Lukaku ancora. Izzo, però. Chiude bene. Sarà calcio d'angolo. Occhio a Lukaku di testa che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ma sarà ancora calcio d'angolo. Attenzione qui, attenzione qui. Gol, si vedeva segnato il toro, lasciato libero di colpire di testa. In sacca questo primo gol del match. Che arriva al trentesimo minuto. Eh, da solo qui, non, non ci va. Sovrasta l'ante. mi sembra che era quello e firma l'uno a 0 Inter. Qui Rodriguez perde un brutto pallone, attenzione qua a Lautaro che prova a servire Lukaku. dai raga non demoralizziamoci, proviamo a rispondere con Nani. Nani, provato andare lui. Nani polento qua, borre. Borre che riserve però Nani. Nani, 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 Nani. si ferma, si riferma, si riferma di nuovo. Prova Adesso un tiro a giro No Madonna Madonna mi sto mangiando le mani E finisce qui il primo tempo Peccato perché l'Inter sta meritando di essere in vantaggio Però noi non siamo come al solito Sprechiamo un po' là davanti Sentiamo, accusiamo magari anche la mancanza di Belotti In una, in una partita come questa Colombo è stato un po' spiazzato diciamo A giocare un big match così Ma vediamo questo secondo tempo Dove l'Inter sta subito portando cattivissima Cosa ci potrà regalare Attenzione Lukaku Prova a mettere questa palla in mezzo Non esce Sirigu Che non capisco perché non sia uscito Insacca comunque la rete Vidal Che conferma il suo ottimo periodo di forma Ed è 2-0 Inter Non ho capito perché lì non è uscito Sirigu Mi aspettavo l'uscita sua Qua Vidal tutto solo in sacca il 2-0 Inter eh, Abbiamo poco da recriminare eh, Errori un po' individuali sono arrivati in questa partita Che però come al solito costano caro Come può costare caro qua Dandanovic questa leggerezza E ne approfitta Nani meno male Sta rimanendo proprio in tema Accorciamo le distanze anche se siamo sempre sotto di uno qua non si capisce cosa voleva fare Andanovic. La colpisce male. Favorisce Nani, che ci crede fino all'ultimo. Che con un tiro a giro insacca il portiere. Se ne va ancora Nani. Può servirla a Borre. Borre che vede il taglio di Colombo. Che però un controllo difficile. Ci riesce, però Colombo, attenzione. Colombo, Colombo, Colombo. Attenzione a questo giovane attaccante che firma il 2 a 2 subito. Ottima reazione dalla parte della nostra squadra. Il, la papera di Andanovi ci ha dato molto morale. Addirittura, qua Colombo, con un controllo difficile, mezzo a tre, riesce ad andarsene e a firmare un gol tutto suo. In poche parole, bene così. Attenzione, qui attaccano in tanti. Attenzione, vesino, vesino. Para Sirigu, che vede però là sulla destra. Lo vedo, Doku, lo vedo. Eh, però, Vidal copre. Ottima partita da parte sua. Attenzione qua all'Inter. Ancora. Prova ad andarsene qui. Sempre con Vidal. Vidal. Attenzione a Vidal. Bravo Lante. Capisce tutto. Prova a risalire lui. Ci riesce. Anche se con molta fortuna. qua. Colombo. Ah, non una bella qualla questa per Doc, Che però viene comunque sfruttata da noi. Sale Dominguez. Si propone Dominguez. 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 No. No, Dominguez, questo dovevi farlo. Questo dovevi farlo. Se non è qui, Barella, che è fresco, appena entrato. Barella prova a mettere questo cross in mezzo. Riusciamo però a difenderci qua, però Dominguez sbaglia tutto. Non un finale buono per lui di partita. E finisce qui, 2-2, né vinti né vincitori. Una partita molto equilibrata, che ha visto un primo tempo dominato da, dall'Inter. È un secondo dove noi, grazie a una un'ingenuità di Andanovic, siamo riusciti a riaprire la partita e poi a pareggiarla. Adesso, qua andiamo a vedere quello che è il resoconto. Osserviamo sempre il Gasperoni, che è il nostro giovane su cui vogliamo puntare tutto. e Adesso simuliamo qua velocemente eh, gli... gli esercizi. E andiamo avanti con il nostro campionato dove adesso troviamo il Parma. Il Parma che è una squadra comunque ostica. Sedicesima, però giochiamo in casa, eh, provo a fare un po' di turnover anche perché se no la lucidità scopro che cioè ho scoperto che è bassa, perché i giocatori che alleno eh, non giocano molto. Quindi ci vediamo in campo modificando un po' quella che è la squadra. Ed ecco, qua comincia Torino-Parma. Ho fatto un po' di turnover, ma giusto nulla di che. Ho ehm, messo Millico Vanderbort Lucky a centrocampo. Intanto, subito qua proviamo con Colombo. E però, non ho voluto fare troppo un turnover massiccio perché comunque il Parma è ostico come avversario. E ho anche messo Voda sul terzino destro. Questi sono tutti i cambi che ho fatto. Per la nostra formazione. Colombo che prova a dare. Non doveva dare un più una palla di inserimento per il Doku qua. Voivoda. Doku. Doku che vede Voivoda arrivare. Voivoda che si propone in avanti addirittura. Questo giovane terzino. Ottima la sua percussione sulla fascia di destra. Che sfrutta perfettamente questo... Oddio la c'era... Il cameraman senza telecamera. Comunque è ottimo qua anche la palla di Doku che si sta dimostrando un vero e proprio perno offensivo. Ed è 1-0 Torino. C'è un calcio d'angolo. Borre da solo! Di testa! Completamente libero. Il capocannoniere di questa Serie A aggiunge gol alla sua, al suo curriculum. E sono due adesso per il Torino. Però ancora Parma con inglese. Inglese, inglese, però qua Rodriguez prima fa un miracolo e poi fa una cappellata clamorosa che permette al Parma di riaprire questa partita. Ah, Rodriguez qua fa tutto bene, poi si addormenta qua, non, non può nulla Van der Vors. 2-1 Colombo si addormenta ancora, recupera bene il Parma. Attenzione qua Leao, 2-1. contro 2 contro 1, attenzione Leao Izzo prova a chiudere Van der, Woort, Van der Woort, doppio miracolo di questo giovane portiere mamma mia cosa ha salvato in questa circostanza però che rischi che rischi in difesa stiamo un po' addormentando non è ancora al parma il tempo sarebbe finito ma l'arbitro lascia giocare mamma mia qua Leao per un attimo ci stava per purgare ma Finisce qui il primo tempo, 2-1 a Torino, eh, però ho notato che siamo più in una fase calante, dobbiamo risvegliarci perché il Parma è molto pericoloso là davanti, soprattutto con la coppia inglese Leao, mica male per questa squadra. Tenne qua, Leao se ne va benissimo, in mezzo mezza due, Leao, Leao da solo, Leao, Van der Voort chiude ancora la porta, ah, però rischiamo, rischiamo attenzione qua il calcio d'angolo, attenzione. Qui non spazzano, non spazzano, spazza, ma non così. <ride> Ancora Parma, Kuczka, Kuczka, attenzione, Voivoda, niente, non riescono a spazzare. ragazzi. devono segnare qua Rodriguez. Qua. Oh mamma mia, forse ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che fatica. Andiamo a salire adesso con Millico. Mi che si deve fermare, però vede uno scatto di Borre che però si ferma anche lui e quindi recupera parla ancora il Parma. Borre, se ne va benissimo. Colombo, Colombo, Colombo che lotta. Colombo mette un bel pallone per Dominguez che può caricare la botta, ma torniamo a tirare, meno male. Però chiude la porta, Sepe, sarà calcio d'angolo. C'è Borre ancora di testa che però stavolta non ci arriva. Se una Doku che prova a metterla sempre a Dominguez, che però si fa portare via il pallone, attenzione che può partire Siprien. Eh, Siprien, Voivoda non gli sta dietro. Siprien, Siprien fino in fondo, se ne va benissimo. Voivoda, attenzione qua, ah, appena entrato firma eh, il 2 a 2. Mi sembra che ha segnato Cornelius, se non sbaglio. qua. Voivoda di velocità viene bruciato completamente da Siprien. e se non sbaglio Cornelius firma il pareggio. 2-2 a -2 questo Torino-Parma. Eh ma si vede che la stavamo accusando troppo, era già parecchio che attaccavano. E il gol ovviamente è stata una logica conseguenza di tutto questo continuo stare là davanti. Però qua dobbiamo provare a reagire con Doku, Doku, Doku che prova... Vado andare fino in fondo. Dopo prova a metterla dietro per Borre, ma ancora niente. Ancora Parma, però ancora palla fuori. Un minuto. E un minuto. Dominguez. Qua deve provare a fare qualcosa. Voivoda, Voivoda, Voivoda non perdere questo pallone. La mette indietro. Nani cerca qualcuno. Borre il Sepe. Miracolo, miracolo di Sepe. Ancora calcio d'angolo. Sarà l'ultimo della partita. Un culo prova a volare, ma recupera il Parma. E mi sa che l'arbitro. Fischia qui la fine, 2 a 2, peccato, peccato perché abbiamo peccato un po' di, di inesperienza e molto sfortunati anche sotto porta, un ottimo per una partita tutto sommato equilibrata. 2 a 2, va bene. E che dire ragazzi, oggi abbiamo giocato le nostre consuete tre partite, siamo all'ottavo posto, un, un po' una posizione che può... Per ora andarci bene, eh, ci siamo un po' ripresi da quelli che erano i risultati negativi iniziali e quindi posso ritenermi molto soddisfatto. Questo modulo gira ma ci espone a troppi rischi secondo me, quindi dobbiamo magari trovarne uno più, più consono direi perché lasciamo parecchi buchi e perché la squadra tende, essendo molto offensiva tende molto a salire. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento, condividete sempre il video, eh, lasciatemi proprio un commento col modulo che vorreste, cioè che potete proporre per, per questo Torino. E niente, dal vostro velo è tutto e ci vediamo al prossimo episodio.